Delivery Gestione di Bari ha annunciato la chiusura dello stabilimento entro il 2014, un migliaio di posti di lavoro a rischio. L'azienda accetta di sedersi ai tavoli della contrattazione, intanto dalla fabbrica non esce un solo pneumatico, ancora caos nelle scuole, ritardi nelle procedure e nel pagamento delle retribuzioni, taglia le risorse di oltre il 30% e blocco degli stipendi. Ben ritrovati su CGL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli, sciocca la Bridgestone di Bari in videoconferenza, viene annunciata la chiusura dello stabilimento entro il primo semestre del 2014, un migliaio i posti di lavoro a rischio. Dopo un primo incontro in Confindustria, l'azienda accetta di sedersi ai tavoli della contrattazione in attesa dell'incontro ministeriale, però la produzione continua e dall'azienda non esce un solo pneumatico. Vediamo. L'annuncio shock delle 15 di lunedì 4 marzo ha messo in allarme tutti i livelli organizzativi della CGL. La Bridgestone ha comunicato la chiusura dello stabilimento di Modugno in provincia di Bari, unico stabilimento di produzione in Italia entro la prima metà del 2014. Ci hanno comunicato tramite una videoconferenza che la Bridgestone Bari non rientrava più nei costi, che la Bridgestone Bari non produceva più gomme di qualità. Ma io qui li smentisco. Noi produciamo gomme di alta qualità e siamo proiettati a produrre ancora meglio gomme di alta qualità, perché noi abbiamo una professionalità da vendere a tutti. Ti svegli una mattina e senti dire dai dirigenti della Bridgestone che questa fabbrica chiude. C'erano stati dei sentori di questa presunta crisi? I sentori erano i soliti che si sentono in giro. Comunque i sentori nostri erano una riduzione di produzione con cui noi concordavamo con l'azienda in riunioni sindacali, alcune schermaglie a livello di reparti, ma nient'altro. Ma una decisione così drammatica su una fabbrica produttiva con una forza di operai veramente qualitativi che hanno un livello di professionalità altissimo e in più un prodotto di alta qualità. Noi produciamo gomme Bridgestone di alta qualità e io sono fiero di questa gomma Bridgestone, ce l'ho sotto la mia macchina e la consiglio a tutti perché so quanta qualità ci mettiamo noi per far uscire un prodotto da questa fabbrica. Quasi mi viene da piangere, perché quando l'ho raccontato ai miei figli si sono stretti intorno a me è una cosa allucinante, cioè, fino a quando uno aveva delle ravvisaglie dove dici questa fabbrica è improduttiva, non lavorano, ma qui stiamo parlando di una fabbrica che è all'avanguardia. Le motivazioni addotte sarebbero da ricercarsi nella scelta aziendale di ridimensionare le produzioni di bassa gamma in favore di quelle di qualità più alta. In altre parole, la produzione di bassa gamma, che significa produzione di pneumatici di uso comune, subisce la forte concorrenza delle produzioni dei paesi emergenti, come quelle dell'est europeo. Pertanto il gruppo intende ricalibrarsi su produzioni di pneumatici di alta qualità, come la BMW. Questo ha fatto scaturire la decisione aziendale di interrompere la produzione all'interno della fabbrica alla zona industriale. A questo l'azienda aggiunge che lo stabilimento barese è problematico sia dal punto di vista logistico che da quello dei costi energetici. La mediazione raggiunta è quella che non si tocca niente all'interno di questo stabilimento, né in ordine alle macchine né in ordine alle persone, intendendo con questo che non si avvia nessuna procedura di riduzione del personale o altro. Non esce nessun pneumatico, è stato deciso al termine della lunga giornata in Confindustria, dove non sono mancati anche momenti di alta tensione. La tensione era ovviamente prevedibile e comprensibile ed in ogni caso questi lavoratori stanno dando nella drammaticità del momento prova di nervi saldi e civiltà estrema ed assoluta. Nessun pneumatico, si è detto, appunto uscirà da questo stabilimento perché intendiamo comunque tenere viva l'attenzione anche aziendale rispetto alla situazione che si è venuta a creare. Ma cosa c'è dietro questa decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno? Noi, rispetto alla crisi che ha colpito questo stabilimento come il resto del mondo dal 2008 in poi, abbiamo vissuto questi ultimi anni pericolosamente. Al punto in cui siamo, all'inizio del 2013, non ci avrebbe stupito sicuramente una richiesta che andava nel senso di una riduzione del personale. Nessuno di noi si aspettava però una decisione così drastica. Da quando sono arrivati i giapponesi qui, ci hanno insegnato, loro a noi ci hanno insegnato l'onore,
l'onestà, alcuni valori che noi ce li avevamo dimenticati. Io a loro voglio mandare un messaggio: non ci abbandonate, perché qui c'è gente che vuole lavorare al massimo delle loro possibilità, e se loro, che fanno della loro cultura l'orgoglio e l'onore, ce lo dimostrassero a noi, 1200 famiglie, 1200 persone che stanno qui con tutti figli e mogli, che loro sono uomini di onore. Quello che diciamo oggi, abbiamo appena finito delle assemblee, è che questi posti di lavoro si devono salvare. Lo abbiamo detto ai lavoratori, lo abbiamo detto all'azienda e lo ribadiremo a tutti gli organi istituzionali con i quali ci apprestiamo a colloquiare. E ci spostiamo a Molfetta, dove ci sono problemi per i lavoratori del Fashion District, il grande outlet della moda inaugurato nel 2005 per Miragica, il famoso parco divertimenti. Il servizio di pulizia è affidato rispettivamente alla LD Italia di Roma e alla Leader Service di Modugno. Ma sentite che cosa è successo in questa intervista a Michele Iacono, segretario provinciale della Filcams CGIL Bari, che ci spiega nel dettaglio i problemi che stanno avendo questi lavoratori. Ascoltiamo. Fashion District e Miragica hanno esternalizzato il servizio di pulizia affidandolo a due colossi che però non saldano le loro fatture, quindi non si può pagare lo stipendio ai dipendenti. Che cosa è successo? Sì, a Molfetta sono presenti ormai nella zona industriale da parecchi anni due colossi, sia della moda che del divertimento. Uno è il Fashion District e l'altro è Miragica, fiore all'occhiello del divertimento del sud. Ovviamente questi colossi, quando arrivano sui territori, affidano il servizio sia di pulizia che di vigilanza, piuttosto che portierato, a delle aziende esterne che prendono in appalto questi servizi e gestiscono. Il tutto ovviamente poi viene saldato attraverso fatture per poter pagare i lavoratori che vengono impiegati nel servizio. Sia il Fashion District che Miragica non saldano più le fatture. Considerate che ci lavorano all'interno qualcosa come una ventina di lavoratori, 20-25 lavoratori nel settore pulizie, altrettanti, un'altra decina nel settore di vigilanza e altrettanti nel settore di portierato. L'azienda di portierato è creditrice nei confronti di Miragica quasi di un 50.000 euro e ha sospeso il servizio licenziando i lavoratori, che vanno a finire sistematicamente per strada. Il servizio di pulizia di Miragica è stato sospeso dalla stessa azienda perché non vengono saldate le fatture per un totale quasi di 32.000 euro. Il servizio di vigilanza armata ha sospeso anch'esso il servizio. Questo per quanto riguarda Miragica. Invece, per quanto riguarda il Fashion District, ha affidato un nuovo servizio di pulizia all'azienda che si è aggiudicata l'appalto con un forte ribasso. E nonostante i lavoratori abbiano accettato questo forte ribasso, che è al di sotto delle ore contrattuali previste dal contratto collettivo multiservizi, quindi si parla di 11 ore settimanali, non paga regolarmente le fatture all'azienda che ha vinto l'appalto, mettendo in seria difficoltà i lavoratori. Parliamo di stipendi che si aggirano intorno ai 600 euro, sia in un caso che nell'altro, sia per Miragica che per Fashion District. Sì, sono stipendi abbastanza bassi, considerando le ore di lavoro. È chiaro che a questi lavoratori e a queste lavoratrici non basta solo la solidarietà. Il sindacato cosa sta facendo? Il sindacato, con tutte le forze politiche di Molfetta, ha fatto un interpello al Comune di Molfetta affinché venga tutelata la dignità del lavoratore. È stato fatto prima che fosse sciolto il Consiglio Comunale, quindi prima delle dimissioni del sindaco. Il sindacato ha fatto un comunicato stampa nel quale ha denunciato tutto questo e sta lottando al fianco dei lavoratori affinché si tutelino i loro salari, pur miseri ma salari, b, affinché si riesca a metter fine alle gare al massimo ribasso, perché è ormai un massacro. Tutte le aziende vincolano gli appalti al ribasso e le committenti pretendono sempre di più dai lavoratori. I lavoratori sono esausti, non ce la fanno più, hanno bisogno di tranquillità economica, questa tranquillità viene meno ogni giorno e non sanno mai quando prenderanno quel misero salario.
E qui nella sede della Camera del Lavoro metropolitana e provinciale di Bari, seminario del FIOM per discutere dell'articolo 8, legge 148 del 2011, ossia i contratti di prossimità e dell'accordo separato sulla produttività. L'accordo separato sulla produttività non firmato dalla CGIL, è stato detto durante la riunione, è sprovvisto dei criteri che possano effettivamente incidere sulla crescita della produttività. Interviene e cancella in via definitiva qualsiasi riferimento a voci previste da CCNL, turni, lavoro notturno, festivo e domenicale, detassa il lavoro straordinario incentivandolo, mortifica le politiche attive sul lavoro, con gli effetti nefasti di non dare risposta alla quantità di disoccupati espulsi dai processi produttivi per la crisi. Vengono introdotti criteri del tutto avulsi dal contesto, quali il demansionamento, il controllo a distanza in violazione rispettivamente del codice civile e dello statuto dei lavoratori. Il seminario è servito a spiegare alle RSU gli effetti negativi dei due provvedimenti, allo stesso tempo a dettare le linee guida per provare in sede aziendale ad evitare accordi ad azienda e scongiurare il rischio della parcellizzazione dei diritti e il dumping sociale tra lavoratori e imprese. Ancora caos nelle scuole, ritardi nelle procedure, nel pagamento delle retribuzioni, tagli alle risorse di oltre il 30% e blocco degli stipendi. E così sale il contributo delle famiglie. Un incubo il passaggio del pagamento dei supplenti al Ministero del Tesoro. Dal 1 gennaio il passaggio della competenza nel pagamento dalle scuole al MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso un nuovo sistema informatico si è trasformato in un incubo. La Direzione Provinciale del Tesoro e le scuole sono sommerse di proteste e richieste di chiarimenti da parte dei tanti precari, che in alcuni casi non percepiscono stipendi da 3, 4, 5 mesi. Principalmente economiche le difficoltà delle scuole della provincia. La riduzione delle risorse assegnate alla fine dell'anno scolastico oscillerà tra il 25% e il 40-45% per le scuole medie, elementari e comprensivi, mentre l'anticipo è davvero irrisorio rispetto a quello dello scorso anno. Una situazione questa che renderà incerta l'assicurazione di alcune attività essenziali nelle 210 scuole della provincia di Bari. Il caos dipende dall'accordo che il precedente governo ha voluto stringere con quasi tutti i sindacati, CGIL esclusa, per coprire parzialmente il blocco degli scatti d'anzianità a circa il 10% dei lavoratori della scuola. Per questa ragione la FLC CGIL di Bari ha svolto assemblee in 22 comuni, coinvolgendo oltre 1.300 lavoratori, e continuerà a battersi per il recupero integrale degli scatti d'anzianità e per la restituzione di risorse congrue a tutte le istituzioni scolastiche che permettano di far proseguire le attività fondamentali all'interno dei nostri istituti. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro canale CGIL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cgilbari.it. Il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre Puglia e Basilicata, tutte le mattine intorno alle 7:40 circa, in replica alle 24. Buon proseguimento e arrivederci.